Tante liste sostengono il candidato del centro-sinistra alle prossime amministrative, Americo Di Benedetto. Vivendo l'Aquila, si chiama così la coalizione, presentata in un ridotto del Teatro Comunale Aquilano, gremito di personaggi del centro-sinistra. Pietrucci, lo sconfitto delle primarie, e Di Benedetto, il vincitore candidato, sono per primi sul palco. In sala ci sono tanti volti noti del BD, a ribadire l'unione, a cominciare dalla senatrice Stefania Pezzopane, Giovanni Lolli, vicepresidente della regione, il sindaco Massimo Cialente ovviamente, tanti altri esponenti della politica di qualche anno fa, Cecco Peppe, Francesco Aloisi, l'ex sindaco Antonio Centi, Edoardo Caroccia, molti consiglieri comunali che si sono ricandidati e anche il manager dell'ASL, Rinaldo Tordera. Di Benedetto, come è noto, ha avuto la meglio sul consigliere regionale del PD Pierpaolo Petrucci, è il candidato dunque della coalizione civica progressista Vivendo l'Aquila. E a tutte le critiche che ci sono, quando uno fa sbaglia, i tempi della pubblica amministrazione sono quelli che sono, molto probabilmente si dimentica di una cosa, che a settembre del 2009, a prescindere dalla norma che non certificava e non chiedeva nulla, tutti i bambini della città dell'Aquila erano dentro le scuole. E credo che questo debba essere dato come attestato di grande impegno amministrativo da parte dell'amministrazione Cialente. Certo, molto c'è da fare, ci dobbiamo adoperare, dobbiamo rilanciare, stiamo facendo le verifiche sismiche, dobbiamo dare una prospettiva reale su un doppio binario. A sostenerlo ci sono diverse liste, Partito Democratico, Articolo 1, Movimento Democratici e Progressisti, Territorio Collettivo, Abruzzo Civico, Democratici e Socialisti, Cambiare Insieme, che peraltro è la prima lista depositata in comune, L'Aquila, Sicurezza Lavoro, Socialisti e Popolari. Nelle liste tanti giovani e anche molte donne, le prime esperienze in politica.